No, davvero sono io che ringrazio, ho accettato veramente di cuore per tutta una serie di motivi. Primo e ultimo il fatto che ho grande stima di Manfredo Caimi e per quel po' che ho conosciuto me lo ricordo davvero come una persona eccezionale. Spero di essere non pari perché è impossibile, anche minimamente adeguato alla generosità con cui Ruggero Giacomini mi ha presentato. Effettivamente io nei pochi minuti che ci impertengono singolarmente, traccerò semplicemente, se ci riesco, non un quadro, ma appena la cornice di questo quadro. La letteratura della resistenza, insomma, la prima distinzione è d'ordine proprio metodico, se volete anche molto banale. Esiste una letteratura della resistenza e un'altra letteratura sulla resistenza, magari scritta da chi l'ha fatta. La letteratura della resistenza è una letteratura a cui metterei le virgolette, perché se la letteratura è comunque un trattamento del linguaggio di grado secondo rispetto al veicolo che noi tutti utilizziamo, è molto difficile pensarlo che durante la resistenza qualcuno riuscisse a trattare letterariamente il linguaggio. Quei testi che ne sono usciti, taluni bellissimi, più belli e più intensi della letteratura stessa, nascevano, diciamo, all'impronta, proprio nel fuoco del conflitto. Che cosa ci rimane di segno diretto? Beh, le lettere innanzitutto e quelle della raccolta primordiale del 53, mi pare, di Malvezzi e Pirelli, le lettere dei condannati a morte pubblicate dai Einaudi e reintegrate di recente in una bellissima edizione Mondadori da Mimmo Franzinelli, che è un grande conoscitore di archivi, prima che uno storico. Poi ci sono alcune lettere di natura, diciamo così, anche leggibili come pedagogia della resistenza. Ne cito una su tutti perché ha un valore storico particolare, la lettera che Jaime Pintor, siamo ai primi di dicembre del 43, manda a suo fratello Luigi, una lettera importante perché se 20 anni prima Renato Serra e Jaime Pintor era un letterato non meno squisito, esaustivo di Renato Serra, credeva nella religione della letteratura non meno di lui, eppure dice al fratello l'opposto di quello che Serra aveva detto a proposito del primo conflitto mondiale. Serra diceva: la letteratura non verrà modificata, la guerra non cambia mai, nulla è un inutile carnaio. E invece Jaime dice a Luigi: no, questa guerra cambierà tutto, ad ogni livello, non solo nel piccolo ambito della cultura, ma della vita materiale degli individui, del loro stare insieme, del loro rapportarsi. E poi naturalmente ci sono alcuni testi che amiamo molto e che non associamo mai alla letteratura, alcune canzoni molto belle, non solo quelle tradotte dalle canzoni russe, ma per esempio la Badolgheide, che ormai quasi certamente è attribuibile a Nuto Revelli e a Dante Livio Bianco, che è una, diciamo, una dei grandi segni della canzone popolare. Dopodiché, finita la Resistenza, c'è stata subito una prima ondata di scritture letterarie, consapevolmente letterarie. Oggi diremmo, con una parola molto di moda, ma un po' equivoca, di docufiction. Mi vengono almeno un paio di titoli che tutti, molti di voi hanno letto, Uomini e No di Vittorini, che ha già, oggi Vittorini in parentesi viene ritenuto un cane morto, viene ritenuto qualcuno espulso dal cosiddetto canone. Vittorini è stato un autore straordinario, un grande organizzatore di cultura, ma anche un grande scrittore. E Uomini e No, un libro che tradizionalmente viene considerato canonico,
Caduco minore è una grande opera corale, è più che un romanzo, è quello che si chiama un oratorio teatrale, proprio dentro il nero della Resistenza. Siamo a Milano nel 1944. Questo libro esce poco prima della disputa con Togliatti, e però nella postfazione Vittorini dice una cosa fondamentale per quanto riguarda questa distinzione: esiste il fuoco della Resistenza sui testi immediati ed esiste un necessario ripensamento. Vittorini dice: il mio essere comunista dice a tutti quello che io voglio essere, ma il libro che ho scritto dice a tutti quello che io realmente adesso sono. È una distinzione metodica, secondo me, straordinaria. E poi, facilissimo leggerlo in termini opposti e complementari, l'esordio di un 26enne enfant prodige che già lavora da Einaudi e viene considerato a torto l'erede, quasi l'epigono di Vittorino, cioè Italo Calvino, che si inventa una, grande rispetto, una resistenza a frumenti, una resistenza che è più figlia delle opere di Voltaire, di Swift, che non delle tranche, no? Narrative realiste che noi conosciamo come l'eredità più grande del romanzo e del racconto secolare. Quando Calvino ristampa Il sentiero dei vidi di ragno nel 64, scrive una bellissima, spietata prefazione, alcuni lo ritengono il capolavoro di Calvino, io fra questi, per quel che conta, no? Ognuno di noi come lettore ha le sue predilezioni, in cui dice: avremmo dato il mondo per il libro della Resistenza. Sia Calvino che Vittorini sono stati due resistenti, e invece l'ha scritto un altro resistente che noi continuiamo ad ignorare, e che anzi un padolchiano fazzoletto azzurro che non è mai andato più a sinistra di Saragat, che si chiama Beppe Fenoglio, che ha scritto la grande opera della Resistenza. Queste parole di Calvino cadono in uno stagno, diciamo così, vuoto, perché Fenoglio è morto da un anno, nel 63 a Torino, appena quarantenne, e perché i comunisti, parte egemonica non solo della Resistenza ma della letteratura, della pubblicistica sulla Resistenza, l'hanno bollato da subito. Salinari ha parlato di una cattiva azione. Savegno, che ha rifatto 7 volte esattamente il suo manuale, gli dedica appena, con una qualche degnazione, appena una riga. Perché è importante, diciamo, il libro di Fenoglio lo vediamo tra un attimo. Tra quei due libri che ho citato e la prefazione di Calvino, pieni anni 60, me ne sono scritti alcuni, sono tutti diversi e sono tutti di grande valore, senza arrivare al grande valore di Fenoglio. Uno è Laiolo, un autore per cui ho avuto sempre straordinaria predilezione, un grande affetto, che scrisse il primo, forse a caldo, a rielaborare Classe 1912, glielo commissionò Longo nell'estate del 45, e questo libro è uscito a settembre del 45 con questo titolo, che poi tale quale si intitolerà A conquistare la rossa primavera, esce nel 75, e poi gli altri titoli, fra cui una bellissima, più che un romanzo, una grande cantata popolare che molti di noi hanno amato, quello di Renata Viganò, L'Agnese va a morire, doppiata dal stupendo film di Mengaldo con Ingrid Tullin. E poi Il mio cuore a Ponte Milvio di Pratolini, Memoria della Resistenza di Spinella, I piccoli maestri di Meneghello, La guerra dei poveri di Nuto Revelli, un altro autore allora tenuto al margine, benché battezzato dalla specie di remida della cultura
progressista e rivoluzionaria che era allora Einaudi, eppure Revelli, ex partigiano, anche lui monarchico, poi azionista, ex militare di carriera, ha scritto almeno 3 libri nel corso del tempo. L'ultimo, Il disperso di Marburg, che è un'opera di Pietas su un tedesco che viene tra... C'è qualcosa di natalizio che mi piace. Il disperso di Marburg è addirittura un'opera di Pietas Rerum verso un tedesco. Rarissimi gli scrittori che hanno fatto la resistenza che mostrino questa forma così piena di Pietas. C'è una ricezione di questi libri che è molto importante. Io ricordo anche personalmente nel 75 ho votato, quindi, che nel trentennale della resistenza la parola chiave era unitario, una parola che la stampa comunista usa e i leader comunisti usavano ossessivamente. E infatti di tutto ciò che era stata la resistenza, Claudio Pavone, un ex comunista, ma non un anticomunista, nel suo grande libro Una guerra civile del 91 stabilirà 3 livelli analitici. Il primo era stata una guerra civile, ma non si poteva dire. Nella pubblicistica di sinistra e comunista era un'espressione tabù perché era tipica dei missini. Erano gli unici, i missini. Pisanò hanno avuto, diciamo, una mediocre letteratura antiresistenziale, non i reduci da Salò. Comunque questo è appurato e faceva parte di quell'armamentario della riconciliazione nazionale o della memoria condivisa che a me 50 anni dopo è stato proprio invece del presidente Napolitano, di tutta una serie di persone che venivano da quell'esperienza e che hanno accettato post datate e, diciamo, le posizioni di Giorgio Almirante, che già allora diceva gli italiani devono avere una memoria sola, mentre noi sappiamo che non può esserci una storia sola, ma la memoria dell'aguzzino e la memoria della vittima non potranno mai così riconciliarsi. Proprio perché questo livello è stato rimosso, prevalevano gli altri due: la cacciata dello straniero e, in maniera trionfale, quasi esclusiva, prevaleva il motto nazionale di superamento, diciamo così, della Repubblica di Salò, eccetera. E la parola unitario era dentro questo tipo di lettura che tendeva a oscurare tutte le altre. Una serie di fatti drammatici hanno modificato quasi immediatamente rispetto al 75 quella ricezione, tutto il percorso che esplode poi con la caduta del muro, con l'implosione dei regimi di socialismo reale, eccetera eccetera. Bene, nel 91 esce il libro di Pavone che si intitola Una guerra civile. Una guerra civile, un libro. Pavone è stato un grande archivista di Stato, prima che uno storico, fino al 56 comunista, poi un uomo di sinistra, vicino al PC, ma non più nel PC, e il nome più citato è quello di Beppe Fenoglio, perché questo autore che Salinari diceva ha compiuto una cattiva azione, quando nel 53 esce i 23 giorni della città di Alba, Salinari lo bolla senza merce. Perché la cattivazione? Perché nel primo racconto, quello più celebre che tutti magari abbiamo letto, Alba la presero in 3.000 eccetera e la persero in 300, e si vedono delle partigiane femmine molto scarruffate che sono appena scese dalla montagna e entrano ad Alba momentaneamente liberate, sono trattate, cito alla lettera, come delle puttane, cioè la popolazione non inneggia a queste ragazze ma le attacca molto duramente. Fenoglio si limita a riprendere questo fatto, e Fenoglio ha uno sguardo
sulla resistenza, letteralmente spietato. Questo è il suo realismo. Il vecchio Lukács ce l'aveva insegnato. Perché Balzac ha descritto la borghesia storica, Balzac, legittimista e monarchico? Perché ha descritto la borghesia nascente meglio di Émile Zola, che era socialisteggiante, e meglio di tanti scrittori che oggi considereremo molti compagni? E perché non gli faceva vero, perché il suo deficit ideologico in quel caso, per quello che una volta si chiamava l'eterogenesi dei fini, proprio la sua, il suo deficit ideologico gli toglieva veli davanti agli occhi e gli faceva, si chiama Trionfo del realismo, c'è un saggio di Lukács straordinario, per cui certi autori ideologicamente sospetti o ambigui hanno uno sguardo più diretto e non invecchiano, non solo retrospettivamente li vediamo molto più legati alla realtà di persone che nel tempo devono smaltire un quadro ideologico molto forte. Bene, perché ho detto questo? Perché fra 3 minuti prometto di smetterla, perché l'opera che esce esattamente 24 anni fa, firmata da Wilfredo Caimi in collaborazione con Edo Antomarini, è un'opera in questo fenanghiana, scritta in terza persona, quindi non sceglie il pronome più narcisistico inevitabilmente, non sceglie il pronome dell'autobiografia. L'autobiografia in termini letterari è il genere mendace per definizione, è il genere a cui sempre guardarsi. Le autobiografie vengono scritte per automonumentalizzarsi. Il fatto è che spesso questo avviene in buona fede. È scritto in terza persona e prevale il noi sull'io. È scritto in maniera del tutto straniata. È un libro, non è così semplice leggerne, del tutto destituito di retorica trionfalistica. Ed è un romanzo scritto in quello che poi Wilfredo avrebbe, lo diceva prima Ruggero, in qualche modo tornito ma mai smentito, in uno stile spoglio ed essenziale, cioè nello stile in cui di solito si dice la verità, che può essere solo semplice naturalmente. Lessi quel libro, voglio concludere con le parole di Wilfredo, e attraverso 2 cari amici, uno purtroppo non c'è più, Nazareno Re, e l'altro è qui, che è proprio Edo Antomarini, alle Feste Rosse, io chiesi di incontrarlo per fargli un'intervista per il manifesto. E allora siamo andati a cena tutti e quattro, io ricordo Wilfredo straordinariamente diffidente, molto diffidente, nonostante gli emolienti di questi 2 amici, siamo stati 2 o 3 ore, la prima ora mi osservava come un coleottero, poi non so cosa è successo, il cibo eccetera, si è aperto ed è nata un'intervista che quando io l'ho mandata doveva essere poco più che un invito alla lettura di quel libro molto bello che mi aveva colpito, ma in realtà quando io quindi ne ho mandata più lunga, dico ma datevi una lettura. Pintor vede questa, mi è stato detto, vede questa intervista e la mette non nelle pagine della cultura, ma proprio nelle pagine, quelle che vanno a vedere tutti. E grazie a Edo, il mio archivio è un cafarno in cui è come non ci fosse più nulla, ho trovato questa intervista che ha un titolo non mio, bellissimo, Sogno taciturno di un partigiano, in cui lui ritorna sul fatto che ha preso la parola, ritorna sulla sua esperienza, e a un certo punto, mi piace finire così l'intervista, uscì sul manifesto il 6 agosto del 96, quindi qualche mese dopo l'uscita del libro, che mi pare del novembre o dicembre del 95. E lui a un certo punto, io
gli chiedo, insomma, del ricordo, della resistenza, eccetera, lui dà una risposta calmiana, molto svagata, apparentemente in realtà molto antiretorica e tagliente, e infatti arriva a dire di colpo. E poi, se la guerra partigiana era un sogno da realizzare, che non si è potuto se non parzialmente realizzare, c'è poco da sbandierare. Non si è riusciti a dare la terra ai contadini, né le fabbriche agli operai. Il fascismo è stato battuto, ma il mondo dello sfruttamento è rimasto. Grazie di cuore, padrone.